Roma Capitale ha un debito importante e le persone con disabilità, ma tutte le persone con grave disagio sociale, rivendicano la necessità di veder garantiti alcuni servizi essenziali che altrimenti farebbero cadere nel degrado sociale, ma nel degrado etico della nostra città. In questa fase comprendiamo le difficoltà di bilancio che Roma può avere, però l'idea che a ottobre molti servizi di questa città rischiano di fermarsi, rischiano di non poter andare avanti, immaginiamo l'assistenza domiciliare che in molti territori a ottobre già inizia a non avere più le risorse garantite per poter andare avanti, per cui alcune organizzazioni stanno lavorando senza alcuna certezza che poi verranno pagate. L'assistenza indiretta in favore dei disabili, cioè quelli che si assumono la badante e che se non hanno questo rimborso spese di tasca loro pagheranno le spese senza sapere poi se verrà rimborsato. I laboratori sociali delle persone con disabilità intellettiva che trovano sollievo, anziché rimanere a casa, stare in un rapporto uno a uno con l'operatore, possono fare delle attività utili per loro stessi di socializzazione e di sviluppo dell'autonomia, alcuni di questi già hanno difficoltà ad andare avanti. È evidente che se questa situazione dovesse verificarsi noi avremmo la stessa cosa anche l'anno prossimo, ma allo stesso tempo rischiamo veramente il blocco dei servizi in alcuni momenti. Ci è stato garantito che fino alla fine d'ottobre le risorse sono state trovate, questo non ci sembra del tutto chiaro, però nemmeno possiamo pensare che i servizi vengano garantiti da 15 giorni in 15 giorni, perché le famiglie vivono oltre un senso di difficoltà, un'angoscia, una frustrazione che non meritano. Ecco, noi oggi siamo qui a ricordare questi aspetti. Le famiglie non è che possono stare ad aspettare se la mattina, la settimana dopo venga l'assistente a casa, oppure se l'assistente decide di trovare un altro lavoro, non hanno chi li aiuta. Cioè, non è una situazione sicuramente facile. Ecco, noi siamo qui per far presente che noi esistiamo, siamo la carne viva di questa città e che non possiamo essere derubricati come capitoli di bilancio che non si riesce a finanziare. Grazie. Ma soprattutto dal sindaco Marino e dalla sua struttura e dalla sua segreteria. Ci hanno indicato quindi la possibilità di riceverci tra poco all'interno della sala del Carroccio. Andremo a chiedere esattamente le cose che abbiamo scritto, quindi una diversa e maggiore stabilità dei servizi e degli interventi, un'uscita dall'emergenza e dalla precarietà del lavoro sociale, un cambio di indirizzo politico delle politiche sociali. Dell'immigrazione, anche noi come esperienza rischiamo di chiudere già a dicembre. Oltre a portare l'esperienza della nostra associazione, della nostra cooperativa, abbiamo tentato sempre di aprire uno spazio pubblico di discussione e di dibattito tra comunità migranti e cittadini italiani per così dire, quindi tra cittadinanze e altre che si opponevano alla città della paura, a una Roma in cui il clima di paura e il clima di tensione si erano
determinati per politiche sbagliate della giunta Alemanno, che raccoglievano consenso sulla pelle dei poveri cittadini immigrati. Noi abbiamo voluto invertire questa tendenza, abbiamo costruito una barca vera e propria che abbiamo portato in Piazza dell'Esquilino e che porteremo qui in Campidoglio nelle prossime settimane.